il progetto è nato in maniera abbastanza ambiziosa, perché comunque il nostro scopo era cercare di riprendere un po' quello che era ormai, diciamo, una consuetudine di tutto ciò che si racconta in televisione in questo momento drammatico, cioè quello che può essere la violenza sulle donne, la prostituzione, tutto ciò che è legato, diciamo, a un traffico illegale. Ho deciso di produrre questo film perché il regista è una persona che comunque, a mio avviso, siccome ha conosciuto molte di queste persone, ha un'anima ed è riuscito ad esprimere e a trasmettermi quelle che sono le sensazioni che vorrei che uscissero da questo prodotto, cioè comunque la povertà, il dolore, il dramma di queste persone. Non per niente noi abbiamo ricercato una protagonista che comunque non è una ragazza italiana che interpreta una ragazza dell'est, bensì una ragazza dell'est realmente, perché a mio avviso e anche all'avviso del nostro regista, lo sguardo e la sofferenza che ti dà una persona che l'ha realmente vissuta questa situazione, comunque è una cosa che nessuna attrice potrà mai trasmettere. Questo è un film al femminile, non femminista, ma al femminile, questo voglio sottolineare questo. È un film dal punto di vista delle donne e diciamo creato proprio per le donne, anche se ovviamente vengono denotati anche i difetti delle donne, però soprattutto parla di quelle donne dell'est che purtroppo vengono qui in Italia e subiscono degli affronti che non sono a volte descrivibili. Di una ragazza moldava che viene in Italia per lavorare, giustamente, difatti come viene in Italia si mette a lavorare, poi trova un ragazzo, si sposano e sembra che lei abbia realizzato il suo sogno di vivere in Occidente e di lavorare, però a sua volta il marito conosce uno sfruttatore di prostituzione. Il marito, allettato dai facili guadagni, costringe la moglie ad avere rapporti sessuali con questo suo nuovo amico e con i clienti suoi. Praticamente lei, che era riuscita ad evitare le organizzazioni che sfruttano la prostituzione, si ritrova a prostituirsi per colpa di suo marito. Io credo che poi alla fine, sì, nel film certamente c'è il mistero, è un noir, però Jana è anche una ragazza molto semplice, che comunque vuole vivere la vita in una maniera tranquilla e normale. Jana non è una ragazza come spesso la gente pensa, una ragazza che viene dall'est in cerca di avventura, di avventure e le cose. No, Jana è una ragazza che viene da un paese lontano per trovare un lavoro in Italia, per sistemarsi, per guadagnare, perché comunque fugge dalla povertà soprattutto, e quindi vuole vivere, lei è giovane, vuole vivere una vita normale, vuole lavorare, vuole mettere su anche la famiglia. Infatti in questo caso Jana anche si sposa con un ragazzo italiano, e all'inizio tutto sembra apparentemente molto facile, bello, tranquillo, ma solo all'inizio, purtroppo, come spesso nella vita accade.
con Rolando De Bianchi io sinceramente noi lavoriamo per la prima volta. È stato un incontro particolare perché quando ci siamo incontrati per il primo provino è venuta fuori questa storia che tutti e due veniamo dal circo, quindi subito si è creata una certa complicità. Innanzitutto voglio precisare che ho trovato una sceneggiatura scritta molto bene. So che spesso e volentieri gli attori dicono: "Oh, mi sono innamorata di questo copione appena l'ho letto d'un fiato". No, io l'ho letto veramente d'un fiato e ero molto ansiosa di iniziare questo lavoro, anche perché ho ritrovato certi aspetti di Anna che ritrovo dentro la mia personalità. Ciao a tutti e ci vediamo tutti al cinema. Terzo.